Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo tutorial. Oggi parliamo di un argomento che nelle ultime settimane mi è stato richiesto molto spesso, che è quello di come andare ad affrontare questo risveglio del bus. Cosa significa risveglio del bus? Significa che l'inverno sta finendo lentamente, anche se abbiamo ancora qualche perturbazione comunque fredda che ci viene a trovare occasionalmente, però stiamo andando verso la stagione calda. E quindi stiamo andando verso la prefrega, che è uno dei momenti, a mio parere, migliori in assoluto per la pesca al bus, sia per quanto riguarda l'attività del pesce in generale, sia per le dimensioni dei pesci che in questo periodo di solito si vanno a catturare. Il bus viene dall'inverno, quindi un momento in cui la temperatura dell'acqua è molto fredda. Il bus è un animale a sangue freddo, quindi lui, più la temperatura dell'acqua è calda, più il suo metabolismo è elevato. Quindi, col freddo è ovvio che il suo metabolismo è molto ridotto e quindi tende ad alimentarsi durante l'arco della giornata molto meno frequentemente che magari l'estate. Adesso invece ci stiamo spostando verso il maggior calore, il maggior tepore. Ogni settimana comunque di notte tende a gelare molto meno, quindi la temperatura dell'acqua che viene assorbita, il calore che viene assorbito durante il giorno tende a non essere disperso di notte, quindi la temperatura piano piano continua ad aumentare. Temperatura dell'acqua è molto importante ed è uno dei fattori decisivi in questo periodo. Anche piccoli spostamenti di temperatura dell'acqua, già solo da 8 a 10 gradi, possono fare la differenza. Il bus in questo periodo è molto sensibile a questi piccoli spostamenti, quindi teniamo in considerazione le zone dove la temperatura è già salita sopra una certa temperatura. Di solito sopra i 10 gradi il pesce comincia decisamente, uno, a muoversi, quindi riusciremo anche a vederlo, e due, ad avere un po' d'attività e iniziare a ricevere un po' di mangiate. La seconda cosa molto importante sono i posti. In questo momento il bus cerca acqua poco profonda perché è lì dove la temperatura è sempre un pochino più alta. Ovviamente sempre vicino a molti cespugli, rami, comunque sia sommersi che comunque emersi che cadono dalla riva, perché comunque il bus è un pesce d'agguato, quindi cercherà sempre di nascondersi sotto di qualcosa per lanciare i propri attacchi sulla preda. Quindi temperatura dell'acqua molto importante, spot, mi raccomando, gli spot dove noi andiamo a cercare il pesce, cioè in poca profondità, di fianco comunque nei paraggi è necessario che abbiano comunque ancora una buona profondità, cioè non dobbiamo andare a cercare i pesci nelle secche, nelle flat molto grandi dove abbiamo pochissima profondità ovunque, bisogna cercare delle zone di poca profondità dove però vicino abbiamo ancora un po' di profondità, perché in questo periodo dell'anno spesso e volentieri arrivano molti fronti freddi che possono riportare l'atteggiamento del bus ancora nella condizione invernale e quindi lui avrà una zona di sicurezza dove andarsi a spostare, per poi quando il clima ritornerà abbastanza stabile si riporterà in queste zone di poca profondità per alimentarsi, comunque per andare a cominciare a guardare gli areali di frega. Parliamo delle esche, anche se in questo momento le esche, credo che siano abbastanza, non siano così decisive come in altri periodi dell'anno. In questo momento temperatura dell'acqua è fondamentale, essere nel posto giusto al momento giusto è fondamentale. Questo sempre, però in particolare di più durante la prefrega. Io utilizzo fondamentalmente tre tipologie di esche in questo periodo. Non mi faccio dei grossi problemi, anche perché un pesce di grandi dimensioni, che di solito è il primo che inizia a mettere il naso fuori, tra virgolette, dopo i rigori invernali, si vuole alimentare in maniera importante, quindi cerca dei bocconi succulenti. Quali sono le tre esche che io voglio utilizzare di solito? La prima è lo spinnerbait, che è una delle mie preferite in questo periodo, perché abbiamo diverse giornate con vento e quindi abbiamo la superficie quasi sempre increspata e abbiamo comunque un pesce che inizia a spingersi verso la poca acqua vicino a ostacoli, quindi lo spinnerbait che passa intorno a questi ostacoli in pochissima profondità è perfetto. La mezza oncia è la mia misura migliore perché è un bel boccone voluminoso con delle belle palette che riesce ad attirare i pesci di grosse dimensioni anche da grande distanza. Le colorazioni, le solite, non sto qua a ripetervele, cercate di imitare il più possibile il colore del pesce foraggio presente e tenete in considerazione la luce per il colore del gonnellino e per il colore delle palette per cercare di fare il più contrasto possibile. La seconda esca è lo shallow crankbait, che è un'esca che
In questo periodo a me piace molto perché dà un boccone leggermente più piccolo dello spinner, che comunque è molto voluminoso, però naviga bene o male sempre nella stessa zona, cioè dal metro ai 2,5 metri di profondità, che è una zona che in questo periodo il Big Bass adora molto perché appunto la temperatura dell'acqua tende ad aumentare leggermente proprio in quelle condizioni. Anche qua il mio colore preferito è quello gambero. Io sono sicuro e convinto che comunque un po' dall'esperienza, un po' sia mia sia anche gli altri pescatori con cui ho condiviso questa cosa, all'inizio dell'anno il colore gambero rende molto, perché i gamberi iniziano anche loro la loro attività sentendo l'aumento della temperatura dell'acqua e quindi si mettono molto in movimento ed è facile che il bass ci si butti a capofitto. Quindi il colore rosso sicuramente, poi un colore acceso come il giallo, che è una colorazione che io adoro moltissimo. L'altra esca, a mio parere, che è molto interessante, è il jig. Il jig in questo periodo, quando abbiamo bisogno di presentazione all'interno delle cover, all'interno dei cespugli, è molto importante, o semplicemente anche dragandolo intorno a cover di dimensioni generose, come può essere un grosso tronco sommerso, ecco che è un'esca imbattibile. Assomiglia al gambero, poi se diamo una colorazione più chiara può assomigliare tranquillamente anche al pesce, e quindi ci copre tutte le prede del bass ed è un boccone molto voluminoso. Se flippato, spesso e volentieri avremo delle mangiate di reazione immediata, altrimenti tante volte avremo la classica mangiata con, sentiamo un grosso bass che aspira l'esca quando lo recuperiamo sul fondale. Tutto qui, le esche non sono tante, io mi concentrerei su queste tre e utilizzandole di volta in volta in base in particolare al colore dell'acqua e comunque all'attività del pesce in generale. Concludo questo video facendovi vedere due o tre prodotti che io sto utilizzando in questo momento che mi stanno dando delle grosse soddisfazioni. E la prima senza dubbio è il crankbait, che è il nuovo Livingston Lure Oweller Dream Classic, che è un crank di, come vedete, di dimensioni abbastanza generose, scende intorno ai 3 metri e la colorazione è la mia preferita. Ha all'interno lo Smart Chip, che comunque è un aiuto in più perché va ad imitare non solo il movimento ma anche il suono della preda del bass che scappa, quindi il bass, soprattutto quelli di grandi dimensioni, saranno molto attratti sia dal movimento che dal rumore che emana questo crankbait. Il secondo jig che sto utilizzando, che però sto utilizzando in questo periodo perché comunque la temperatura dell'acqua non è ancora passato i famosi 10 gradi, che sono quelli dove il bass proprio inizia a alimentarsi e a spingersi sempre di più alla ricerca di cibo. Comunque un jig di buone dimensioni, che è il Kira Jig della Eco Pro Tungsten, è un jig di ottime dimensioni, non è il vero gigone gigantesco, è leggermente più piccolo, non è neanche un micro jig, ma è una mezza via che in questo momento mi stanno di ottimi risultati. La innesco semplicemente come trailer, monto un piccolo gambero o altrimenti monto un beaver, con un'altra resta che io utilizzo molto, in particolare il mini bug della Netbait. Dà un ottimo volume, ha un amo molto appuntito e soprattutto ha la testina in tungsteno che mi aiuta a sentire molto bene tutte le asperità del fondale, sia per quando vado a recuperare magari sia sui sassi oppure all'interno delle piante. Inoltre, l'ultima, sempre restando nel discorso che abbiamo fatto prima, delle esche che vanno molto di più, sono gli spinnerbait. Questo è uno spinnerbait da mezz'oncia, è il Rapid Fire della Eco Pro Tungsten, è sempre con la testa in tungsteno, quindi vedete che è uno spinnerbait che non è gigantesco, però in questo periodo va molto bene. Mano a mano che andrò avanti con la stagione tenderò a utilizzare sempre uno spinner da mezz'oncia, ma con delle palette molto più grandi per cercare di dare una maggiore attrazione al basso in questo momento. Ovviamente vanno molto bene anche oltre al jig un certo tipo di gomma, ad esempio, che ne so, il Baby Pack Acro della Netbait, oppure il Pack Acro della Netbait anche innescato a Texas semplicemente, però in questo momento credo che il jig, tipo il Pack a Jig della Netbait, abbia un passo in più, perché l'esca lanciata appunto all'interno delle cover o comunque vicino a una sassaia, ad esempio, che è un ottimo posto in questo periodo, tende ad avere una discesa un po' più lenta e quindi è più facile che anche un pesce di grosse dimensioni vada ad attaccare un'esca che in questo momento tende a calare leggermente più lenta. Invece il Texas, il più casco piombo Texas tra mezz'oncia, tende a scendere molto velocemente e in questo periodo può anche spaventare il bass. Io vi auguro
un grandissimo in bocca al bass, perché questo è un periodo dove si fanno poche catture, di solito di dimensioni molto importanti. Credete nelle vostre esche e fatemi sapere com'è andata. Ciao, alla prossima!